Ciao a tutti ragazzi, sono Savix, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e a mettere un mi piace ai miei video per aiutarmi a crescere in questo canale. Vi invito anche a iscrivervi a Telegram, dove facciamo link attività, partite, drop, raduni e molte altre cose. Oggi vi porto il nuovo metodo per buggarsi, che ufficialmente è l'unico metodo funzionante. Requisiti: CEO, piano 2 del CEO, Light, con almeno i primi due piani. Quindi iniziamo. Intanto, per iniziare, vi mettete le attività sulla minimappa attive, quindi andate meno interazioni, nascondete attività, mostra, e mettete tutte su mostra. A quel punto che avete fatto queste attività, vi richiamate un mezzo, una macchina, che sta nel piano B2 del Night. Una volta che vi è arrivato il mezzo, entrate dentro il vostro CEO nel piano 2. E ora vi rallenterò la clip per farvi capire un po' meglio com'è lo step qua. Vi mettete davanti l'ascensore e fate questa sequenza di tasti: A, Start, A, Menu Interazione, X per avviare una qualsiasi attività. Se ve la dà così, annullate, fate di nuovo A e avviate l'attività. Se quando spawnerete fuori dall'attività che quitterete, siete frizzati, vuol dire che va tutto bene. A quel punto partecipate da menu start a un vostro amico che in precedenza era entrato nel Titano. Ringrazio Manu in questo caso, che mi aveva dato una mano quando ho girato la clip. Una volta dentro, quitto, quindi uscite dalla sessione. E vi sarete sfrizzati. Salite su un mezzo. E andate in direzione del vostro Knight, possibilmente senza andare a sbattere da nessuna parte, e rientrate nel piano da dove avete richiamato il vostro mezzo. Ecco, adesso vi farà una schermata glitchata. Voi fate Y, spawnate fuori dal Knight, e per completare il buggamento bisogna richiedere l'RC bandito. È fondamentale. Se quando rispawnate dell'RC bandito, quindi ora farete Y per uscire dalla guida dell'RC bandito, lampeggiate, come in questo caso, vuol dire che il glitch è riuscito. Siete ufficialmente buggati per scambiare i veicoli. Cosa positiva di questo glitch? Che avrete la minimappa per capire se siete buggati. Bisogna avere l'RC bandito. Per l'appunto, adesso andate al punto scambi e vi richiamate il vostro com. Aspettate che vi spawni il com. Perfetto. Adesso mandate a veicolo, mandate a deposito il veicolo che avete attivo e vi richiamate un veicolo da sacrificare. Intanto spostate il vostro com e lo mettete in questa posizione. È fondamentale che mettete il com in questa posizione. Vi mettete, vedete qua in mezzo alla strada che c'è questa sorta di tombino, mattonella. Vi mettete tra virgolette a fianco, così come faccio io, e sganciate poi la motrice in maniera da avere la mattonella, diciamo, al centro, tra il piedistallo della motrice
e la vostra ufficialmente motrice. Vedete? In questa maniera qua. Una volta staccata la motrice e messa in questa posizione, le macchine potranno passare. E questa qua è la versione migliorata, perché nell'altro metodo le macchine non passano sotto. Invece così avete più spazio per far passare più mezzi. Ovviamente provate a vedere se vi fa teletrasportare all'interno prima di iniziare il glitch per passarsi i veicoli. Io prima non avevo richiamato la macchina, quindi la richiamo adesso. Intanto ne approfitto per dirvi di iscrivervi al mio canale se volete partecipare ai raduni, ai drop, a tutto il resto. Entrate nel gruppo Telegram, entrate nella mia crew, c'è il link in descrizione. Ogni domenica partecipiamo tutti insieme, facciamo raduni, elenchi attività con drop auto al vincitore tutte le domeniche. Quindi, una volta spawnata la vostra macchina, da sacrificare, fate salire il vostro amico senza ucciderlo. Andate davanti piano piano, perché se toccate è un casino. Quindi freccia destra A, così sostituitevi quello che c'è dentro senza che lo perdete. Il vostro amico uscirà perché in precedenza si era messo in start. Fate tre volte lo switch di Franklin. A quel punto andate dietro al com e fate entra da solo. Sarete in questa schermata nera, dovete starci circa 10 secondi. Una volta che siete qua, fate lo switch di Franklin e fate B per uscire e subito Y. Così vedrete che vi teletrasportate dentro il com con la macchina. Raga, io spero che questo glitch vi sia stato d'aiuto. E vi ringrazio per chi mi segue. E speriamo di crescere tutti e divertirci sempre di più. Bella, ragazzi.